raga, bentornati sul canale, io sono Nexo. Oggi siamo qui assieme di nuovo Smite My Tempi Battle Simulator. E anche quest'oggi siamo qui assieme per fare una serie di ammucchiate, orgioni tra truppe strane, stronze, ubriache, malsane. E appunto vedremo chi sarà il migliore. Ma raga, partendo subito questo video con la bella like challenge, sarebbe spettacolare se riuscite a lasciare il mi piace utilizzando ragazzi il terzo dito come se vi ci voleste mandare per l'ennesima volta. E se doveste riuscire a lasciare un mi piace in questa maniera, commentatemi qui sotto con scritto Tartarospo, che sarebbe la tartaruga del video dell'altro giorno più il rospo di quest'oggi, Tartarospo. E io sapevo come siete riusciti a lasciare in questa maniera potutamente stramba. Ma detto questo, raga, partiamo subito con gli attacchi. Quest'oggi ne andiamo a fare una serie che saranno malsanissimi. Quest'oggi vedremo affrontarsi la bellezza di 2500 MechWalker contro 2000 arcieri del reame, che a loro volta sfideranno 3000 canguri contro 2000 kebabari del reame. Ragazzi, siamo pronti per la sfida. Ok, eccoci davanti a MechWalker. Ma la smettete per favore, siamo in diretta, non possiamo farci sentire a soldi rotti, per favore. No ragazzi, non ce la fanno, si vede che hanno trincato un po' ieri sera e quest'oggi hanno l'intestino fragile, quindi al momento evitiamogli l'intervista. I secondi che andremo a vedere saranno loro, i nostri arcieri del reame. Signori arcieri, allora, voi siete pronti per questo massacro assurdo? Dov'è il vostro boss? Ah, eccolo qua. Signor boss, come si è preparato questo scontro? Guarda, è un casino, sono due settimane dopo che sono andato da quel kebabaro là in fondo. Non faccio altro che andare al cesso a far diarrea, è una cosa assurda. Ho un gonfiore intestinale che parlo incinto. Ma qualche rimedio? Sì, un bel dissing a quell'idiota del kebabaro, lui e i suoi panini. Attenzione, quindi abbiamo un altro dissing in live. Kebabaro, sai, io sono l'arciere. Quello che mi ha dato la vita su benessere. Inderisco fibre, ma mangio le pere. Si vede come la tira che non fa su da me. Il riso non tinge, il gola che finge. Il culo che spinge, il cesso mi costringe. Il gago lo spinge. Basta, 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 per favore. Smettiamola, ok? Siamo in diretta, non possiamo far passare sta roba. Ho capito, ma mi sta sul cazzo. Signor arciere, mi scusi, devo passare dai canguri perché altrimenti qua mi licenziano. Diavolo lercio schifoso. Lei, signor boss dei canguri, almeno la prego, un'intervista seria. Vuoi del fumo? Non voglio il fumo, volevo un'intervista. Allora vattene, io qua solo fumo. Vabbè, ragazzi, solo fumo. Ma siamo anche bambini, io d'altronde non so cosa dirle. La saluto, signor canguro, tante buone cose. Ed ecco, cioè, alla fine appunto a intervistare i nostri kebabari. Signor capo dei kebabari, l'arciere prima l'ha dissato male. È stato lei a vendergli il panino? Ma sì, ma cosa fai? Ma che coglione, scusa, Se c'è l'intestino di una figlia, stai a casa. Mi chiede un kebab con 6 strati di cipolla e poi si lamenta. Ma fai bravo, dai, su, allora ci pensi a asfaltarlo male. Per favore, non posso far passare un altro dissing, qua mi chiudono tutto. Ma allora, porca merda, la smettiamo di fare moralismo, che dopo devo scotennarmi con quelle bestie là in fondo. Per favore, fammi fare il dissing e non mi rompere le pelotas. Vada, vada, signor kebabaro. Questo marcio è per te, figlio della. Fumo camel mentre vado a camel con le mie ciabatte. Batte la tua madre che fa tour in strada senza tasse. Sul blocco e sul listone del suo prossimo pastore. Come un taxi levatore prende signore e signore. Faccio partire lo scontro che qua mi chiudono tutto. Cominciata la sfida, raga, è cominciato il combattimento. Veramente assurdo. I MechWalker fanno tabula rasa di tutti i combattenti che vengono fucilati male. Guardate, nonostante siano trivellati di colpi, i nostri canguri spacciatori vanno contro i kebabari del reame. Li legnano male, che sono stati pagati forse dagli arcieri per farlo. Questo non lo sappiamo, ma comunque non temono niente. Nonostante il laser li faccia scotennare male, guarda come si scuoiono, sembrano il prosciutto dal macellaio. Assurdo. E attenzione, sembra che i nostri guerrieri kebabari abbiano battuto i canguri e si apprestano ad andare contro i MechWalker senza paura. Guardateli, guardate che babari. No pain, no gomma. No penna, non si scrive. Attenzione, guardatelo. È morto anche un altro kebabaro. Ragazzi, forse i MechWalker sono veramente troppo forti. Guardate che roba. Hanno ucciso tutti. Adesso non ci rimangono. Ragazzi, mancano gli arcieri, vero? Ragazzi, sono ancora il nostro. No, dov'è? Eccolo qua, ragazzi, il boss è ancora vivo. Signor boss, come la mettiamo? Vedo che state leggermente perdendo. Ma stai zitto, ma lascio un attacco di colite che è assurdo. È più arrogante della Coca-Cola, chiuso dopo che l'hai shakerata. Se stappo il culo è un casino. Ma come la mettiamo con lo scontro? Perché sono morti quasi tutti. Veramente assurdo. Cazzo me ne frega, io devo andare al gesso. Io sto tirando le frecce al caldo. Ho beccato un piccione e mi riporta a casa mia moglie. Le va bene che i MechWalker sono un pochino ubriachi e non ne c'entrano uno, eh? Sono problemi loro, c'ho andare al cesso, porca troia! Ok, l'arciere deve aver esploso i suoi problemi intestinali contro i MechWalker avendo fatto un casino, un'esplosione nucleare. Si vede che era da un po' che la teneva. Comunque, incredibilmente, o meglio, non incredibilmente, vengono i MechWalker. Per favore, basta, raga. Mi si è attivato lo spam di nuke, non si blocca. Vabbè, intanto che comunque noi assistiamo a questa fontana intestinale del nostro arciere, decretiamo il primo vincitore di questo scontro, il MechWalker. Avendo fatto piazza pulita di tutti i combattenti in campo con una brutalità letteralmente fatale. E per la serie Banane Sports, questo
quest'oggi si andranno a sfidare 10.000 Jedi contro 40.000 Spartani. Signor Spartano, come la vede questo incontro? Non lo so, io dalle 3 che sono sveglio ero prima a mungere le mucche, adesso mi ritrovo qua a dover scotennare dei guerrieri con spade laser. Ditemi voi cosa ci faccio, anche perché alle 10 c'ho la vacca che mi partorisce, quindi facciamo in fretta per favore che devo tornare nella stalla. Vabbè, non era proprio quello che mi aspettavo di sentire da uno Spartano, ma ci sta lo stesso, la ringrazio. Andiamo a sentire il nostro guerriero Jedi cosa da dire. Fai bravo, è la mia opera, il cazzo, porco... Comincia lo scontro. No ragazzi, non ci credo. Ragazzi, mi spamma ancora la nuke. Legatevi a stare attenti, porca troia. I nostri guerrieri si pestano male. Se non deve essere ancora la sindrome dell'arciere di prima. Guardate come si spadano male. I nostri spartani senza paura scotennano, infilzano male i guerrieri Jedi, che come abili sciabolatori di spada da tagliatori di carne argentina non perdono e continuano questo scotennamento, avanzando in modo veramente molto molto cruento. Madonna raga, gli Jedi sono fortissimi. Lasciate perdere il nuke per favore. Guardate come distruggono male tutti gli Spartani. Li circondano male. E raga, non c'è storia. Ragazzi, mamma mia che roba. Come trinciano male tutto. E signori, gli Spartani purtroppo periscono per mano di questi sciabolatori di carne. Veramente hanno fatto una carneficina pazzesca. Lei, signor Jedi, ha qualcosa da dire nei riguardi di questo scontro epico? Allora, A, non c'ho le scarpe e c'ho dei calici dai piedi più spessi di un copertone di un camion. Seconda cosa, devo tornare in macelleria perché tra poco mi apre lo spaccio. Terza cosa, porco di... Se non aspetti costa io, ti giuro che ti do la testata. Non è colpa mia, spammano a caso. Ragazzi, va bene, prima che questo qua mi comincia a mettere le mani addosso, io termino qua questo video, spero di avervi divertito, tenuto per qualche minuto. Vi ricordo di tutti i link dei social, di iscrivervi ai commenti. Come al solito, io vi saluto e che dire, qui è Lex. È tutto.